Siamo all'ultimo atto, amici di Sport Channel User TV, stadio bello fatto di Baiano. Si gioca l'ultima gara del campionato di promozione della regular season Baiano Accadia. Gara importantissima, soprattutto per i foggiani di Mister Casale, all'inseguimento di quel sogno playoff. Però le orecchie sono spostate tutte al Paolisi, al campo della squadra sanita dove si gioca Paolisi e Clanese. Irpini, Santo Suosso. Trova De Mizio, può girarsi De Mizio, il tiro e il gol dello Sporting Accadia. Passa in vantaggio la squadra foggiana con De Mizio. Anche Coppola in sovrapposizione, poi Sgambati si lascia cadere. Poi Walter Russo, arriva lui da dietro. Anticipa Marrone e fa 2-0. Santo Suosso, ma che errore! Descogna meglio la rabbia di Casale, senza recupero. Decimo, manda tutto negli spogliatoi. Secondo tempo che sta per iniziare al bello fatto 2-0 per lo Sporting Accadia in virtù delle reti di De Mizio al 17esimo e di Russo al 22esimo. È cominciato adesso la ripresa. Maturando qui al bello fatto è quello del Paolisi. Occhio, Caruccia vuota e c'è il gol del Baiano. Gol di Sgambati. Santo Suosso di prima verso guardabascio, è solo guardabascio, 3-1 e la chiude al 12esimo della ripresa, fa 3-1. Oh, c'è guardabascio in aria, guardabascio va via Rastillo, guardabascio, 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 ancora lui, guardabascio tutto da solo, e sono 4. Pino guardabascio al 14esimo segna la doppietta, il 4-1. No. Adesso è presto per dire tutto. Ancora Monturi, Colucci in aria, Colucci, 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 può servire Gaglione, Colucci lo serve. Adesso è il 4-2. Anche qui partita ormai sta regalando suon di gol, già 4 nella ripresa. Siamo oltre al 90esimo, sta per fischiare la fine, forse decimo, è così. Baiano 2, Accadia 4, festeggiano i tifosi del Baiano inquadrati da Vaselli.